Buonasera al consigliere di Fratelli d'Italia di Serdana Carlo Rampi. Questa sera via Mascardi è bloccata dalla sua manifestazione, dalla sua apertura, dal suo avvio di campagna elettorale del centrodestra, abbastanza unito al momento. Parecchie persone, le sue impressioni? Allora, tanta gente, il cuore del centrodestra che pulsa anche a Serdana, come abbiamo detto, il vento che comincia a spirare anche in questa città dove confrontarsi con le forze di sinistra è sempre stata considerata utopia. Abbiamo visto che c'erano persone che non hanno mai smesso di crederci, mai smesso di testimoniare, un inizio eccellente anche proprio per l'unità del centrodestra. Tanti amici e patrioti di Fratelli d'Italia, ma anche tanti amici della Lega Nord, di Forza Italia, e quindi un avvio unitario che speriamo sia un prologo di una campagna unitaria di tutto il centrodestra, con l'individuazione di un candidato che possa rappresentare tutte le istanze, da quelle che vengono di Fratelli d'Italia a quelle più moderate che possono venire da Fratelli d'Italia. Abbiamo sentito anche il consigliere regionale della Lega, abbiamo sentito che c'è una grande unità di intenti nella base del popolo di centrodestra. Ora bisogna passare ai fatti e a una campagna elettorale che inietti anche a Serdana quella speranza che ha già contagiato Genova, Savona, La Spezia e tutta la regione. Una campagna elettorale, come dice lei, che parti dal popolo ma non dai salotti, giusto? Assolutamente sì, questo è stato ribadito da tutti gli interlocutori questa sera. Il popolo di centrodestra stasera c'era, si ingrosserà ancora nelle prossime manifestazioni che andremo a organizzare. C'è voglia di centrodestra. Per soddisfare la voglia di centrodestra dobbiamo individuare un candidato che sia di centrodestra e creare una squadra che sia di centrodestra. Questo è il nostro obiettivo, e con quell'obiettivo affrontare faccia a faccia quella che è l'attuale amministrazione, alla quale abbiamo mosso tante critiche, a questa amministrazione, a quella che le hanno preceduto. Non abbiamo bisogno di uomini di questa amministrazione o di quelle che l'hanno preceduta.